E parliamo della mia amica Laura Boldrini che mi ha bloccato su X, ma va bene, noi sopravviviamo. Attualmente è il presidente del Comitato Permanente sui diritti umani della Camera dei Deputati. E cosa ha fatto? È intervenuta al convegno per i 2 anni del movimento Donna Vita Libertà, il lungo percorso per il riconoscimento dei diritti umani in Iran, che si è tenuto alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. Ma sentiamo che cosa ha detto. Nurges Muhammadi, dal carcere, ci ha mandato un messaggio importantissimo. Ha chiesto al mondo di lavorare su una cosa, di introdurre, il reato di apartheid di genere, il crimine di apartheid di genere nella Convenzione sui crimini contro l'umanità. Ho presentato una risoluzione, nella Commissione Esteri della Camera, in cui chiediamo una risoluzione firmata da tutti i colleghi e le colleghe del Partito Democratico, in cui chiediamo al governo italiano di votare a favore dell'introduzione di questo crimine di apartheid di genere come crimine contro l'umanità. Io voglio ben sperare che i colleghi e le colleghe della maggioranza non si tirino indietro. Non è una cosa che trovo ammissibile che possano farla. Quindi questa risoluzione, che è oggetto adesso di attenzione perché fra pochi giorni alle Nazioni Unite si vota, quindi abbiamo pochi giorni, ecco, io mi auguro che possa essere votata all'unanimità, come è giusto che sia, perché non si può più, diciamo, ignorare che c'è una parte di umanità femminile che vive sotto un regime di apartheid, e finché noi non libereremo anche queste donne, neanche noi saremo completamente libere e ci sarà la piena parità. Avete sentito? Vuole introdurre il reato di apartheid di genere. Ma di che cosa si tratta? Secondo Phyllis Chesler, che è una scrittrice, psicoterapeuta e professoressa emerita di psicologia e studi sulle donne, l'apartheid di genere è un insieme di pratiche che condannano le ragazze e le donne a una sottoesistenza separata e subordinata e che fanno dei ragazzi e degli uomini i custodi permanenti della castità delle loro parenti. E questo è quanto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.